Si è chiuso anche questo secondo round dei trofei Motestate qui al Cremona Circuit e quindi andiamo a ripercorrere un po' questa giornata. Finale thriller invece nella Sport Bike con Starnone che ha beffato all'ultimo giro Mattia Sorrenti, che è stato leader indiscusso in tutta la gara, ma che all'ultimo giro ha visto perdere dalle mani quei 25 punti a favore di Starnone. In terza posizione troviamo Bressan davanti a Sarchi e Solcacchi, chiude la top 5. Nella 600 Open invece abbiamo visto il ruggito di Van Goy, pilota di casa ed ex conoscenza del moto mondiale, che ha vinto davanti ad un'altra wild card eccezione, quella di Fabrizio Perotti, mentre invece ai piedi del podio in terza posizione abbiamo Cesare Sansavini. Lorenzo Petrarca invece si è imposto nella categoria 1000 Open vincendo davanti ad Alvaro Diaz per 3 secondi e davanti a Giampaolo Cristini, che ha chiuso terzo. Una curiosità: in questa categoria, la 1000 Open, abbiamo visto anche la presenza di un'altra wild card, quella di Luca Salvadori, che ha corso sulla sua Ducati V4S. Entriamo adesso nella categoria Race Attack, che è una di quelle entry level dei trofei Motestate. Andiamo precisamente nella categoria 600, che ha visto la vittoria di Alberto Bettella davanti a Falcone e Bozzoni. Peccato per Benedetto, che dopo una brutta partenza è riuscito a rimontare fino alla seconda posizione, ma purtroppo si è esteso, quindi chiudendo con 0 punti. Gara 2 invece non ha cambiato il protagonista, vince sempre Alberto Bettella, che ha fatto bottino pieno con pole, giro veloce e due vittorie, sempre davanti a Falcone, che ricordiamo fa parte della categoria Challenge. Terzo Benedetto, che ancora una volta non parte bene, ma la sua seconda metà di gara è come quella di Enea Bastianini, viene su, è fortissimo, chiude terzo vicinissimo a Falcone. Gara 1 della Race Attack 1000 invece ha visto protagonista un altro grande assolo, quello di Gabriele Proietti, che ha vinto per 9 secondi su un quartetto pieno di inseguitori, in cui l'ha spuntata Gallon davanti a Cristini, che ha chiuso terzo, seguiti da Vitellaro e Facciolini. Gara 2 invece vede sempre Proietti come vincitore, però questa volta in una maniera diversa, perché Matteo Cristini gli ha dato molto di più filo da torcere, sorpassandolo solamente agli ultimi giri. Proietti è riuscito a portare a casa questa gara. Terzo c'è Facciolini, mentre invece Vitellaro, che ha avuto un problema al via rimanendo fermo, ha avuto un problema probabilmente con l'inserimento della marcia, si è fermato, è ripartito subito e ha chiuso in settima posizione compiendo una grande rimonta. È stato un weekend intensissimo questo, fatto di 11 gare qui al Cremona Circuit, che ricordiamo la prossima settimana vedrà protagonisti i piloti della Superbike fare qui i test ufficiali, e poi li ritroveremo a fine settembre, il 20 e il 22, per il round ufficiale del Mondiale. Ricordatevi comunque di seguirci su tutti i social dei Trofei Motestate, su Facebook, su Instagram e su YouTube, per rivedere tutte le gare. Le rivedremo anche in televisione. Il prossimo appuntamento sarà a Magione in Umbria il 15-16 giugno, e quindi ci vediamo alla prossima. Ai, ai, ai.